azienda Fergo, riprende il presidio. Incrocio Santa Lucia-Battipaglia, a breve impianto semaforico. Chiusura locale Belvedere, i sindacalisti scrivono al commissario. Truffa dello specchietto a Ponte Cagnano, denunciati due pregiudicati. Blitz al porto di Salerno, maxi sequestro di sigarette. Ladri di rame a coda di volpe, arrestati due immigrati. Caso Santo Mauro, slitta il processo. Politica deboli, derby preelettorale a sinistra. Battipagliese calcio, Corino riaccende l'entusiasmo. Continua la protesta dei lavoratori della Fergom, azienda che produce strutture in ferro e gomma per Cooper Standard, iniziato giovedì scorso. Ieri pomeriggio la riunione che avrebbe dovuto condurre a un incontro in Confindustria si è conclusa con il rifiuto da parte della dirigenza di Cooper a incontrare i rappresentanti dei lavoratori. Davanti ai cancelli della multinazionale, circa 40 lavoratori hanno installato l'ennesimo presidio per manifestare contro i tagli ai posti di lavoro che l'azienda attuerà dal 31 dicembre prossimo. Intanto, i sindacati attendono di rivedere i dirigenti di Cooper presso Confindustria. È successo che il settore della crisi dell'auto, noi avevamo avuto qua un incontro che ci hanno garantito che a fine aprile ci davano il lavoro, e poi è successo che è arrivato un comunicato della Cooper Standard che ci vogliono chiudere il 31 dicembre. Era già successa una situazione del genere in passato? Sì, già a luglio abbiamo fatto sciopero per vedere il nostro destino, a cosa andiamo incontro, perché non sappiamo più cosa dobbiamo fare. E cosa avete ottenuto? Niente, fino ad oggi non sappiamo niente. La commissione straordinaria del comune di Battipaglia ha avviato le procedure per l'installazione di un impianto semaforico all'incrocio tra le provinciali 312 e 8 in località Santa Lucia, meglio noto come incrocio dei Casoni Doria, spesso causa di incidenti anche gravi a causa della sua pericolosità. Lo ha reso noto con un comunicato il Movimento 5 Stelle di Battipaglia. Nell'ultimo incontro tenuto con il presidente Iorio, si legge nella nota dei 5 Stelle, avevamo consegnato alla Commissione straordinaria una petizione promossa da Ernesto De Cesare e sottoscritta dai cittadini di Battipaglia per chiedere di mettere in sicurezza l'incrocio dei Casoni Doria. In pochi giorni dall'invio della nostra petizione, la Commissione è puntualmente intervenuta, avviando le procedure per l'installazione di un impianto semaforico e disponendo inoltre tramite ordinanza la messa in sicurezza dei suddetti Casoni Doria. La chiusura del comitato di quartiere di Belvedere, decisa dal comune, non è andata giù ai sindacati, che hanno chiesto udienza al presidente della commissione straordinaria, Gerlando Iorio. Hanno invitato il commissario a rivedere la decisione per evitare ulteriori disagi ai cittadini del quartiere, specialmente anziani, che sono sempre più emarginati e abbandonati non solo dalla politica nazionale e regionale, ma anche dall'amministrazione commissariale. Duro l'attacco al comune. I commissari, invece di promuovere politiche sociali con luoghi di aggregazione per sconfiggere solitudine ed emarginazioni, si disinteressano delle condizioni in cui versano gli anziani, sopprimendo quei pochi luoghi esistenti anche se a costo zero o quasi. Per i sindacati è ora di iniziare a fare qualcosa. Rimaniamo a disposizione per favorire qualunque iniziativa ed approntare misure idonee per far fronte a questa grave emergenza sociale. Hanno proprio sbagliato obiettivo i due pregiudicati dell'Interland napoletano che ieri sera hanno tentato di mettere a segno la cosiddetta truffa dello specchietto ai danni di un automobilista che percorreva la litoranea di Ponte Cagnano. Quel rumore secco incrociando un'autovettura ha un po' insospettito il militare dell'arma che tranquillamente a bordo della sua autovettura stava tornando a casa dopo il turno di servizio. L'arrivo da dietro dell'autovettura incrociata poco prima che lampeggiava e i cui occupanti con dei gesti plateali facevano cenno di fermarsi si svelava l'arcano. Era incappato nella classica truffa dello specchietto, ma alla vista del carabiniere in divisa che li assecondava scendendo dall'auto ed andando verso di loro per chiedergli cosa volessero, i due hanno pensato bene di darsela a gambe, finché, però allo svincolo di Ponte Cagnano, vi era una pattuglia dei carabinieri della locale stazione allertata dal militare, che ha fermato i due procedendo alla loro identificazione.
per loro una denuncia per tentata truffa, il foglio di via da Ponte Cagnano per 3 anni e un passaggio alla stazione ferroviaria per prendere il primo treno per Napoli. Blitz questa mattina dei finanzieri del secondo nucleo operativo di Salerno, che insieme ai funzionari dell'ufficio dogane all'interno del porto commerciale hanno sequestrato circa 10 tonnellate di tabacchi lavorati esteri a carico di un cittadino italiano privi dei contrassegni di Stato. Il monitoraggio del flusso commerciale di merci provenienti dall'Egitto via Spagna e destinati al porto salernitano ha permesso di individuare una spedizione di legumi carico di copertura allocata all'interno di 3 container da sottoporre a controllo. I militari della Guardia di Finanza all'atto dello sbarco hanno proceduto all'apertura dei container, riscontrando la presenza di tabacchi lavorati esteri recanti il marchio IDEA. Nemmeno le operazioni di trasferimento dei rifiuti fermano i ladri. In questa circostanza si trattava di ladri marocchini che tentavano di asportare la refurtiva dall'area del depuratore di Coda di Volpe. Il tutto però è stato vanificato dall'intervento dei carabinieri di Eboli, che hanno individuato ed arrestato i responsabili del furto, 2 ladri immigrati. In sostanza erano stati rubati i cavi elettrici e del rame nell'area del depuratore di Coda di Volpe. Un furto che però non è stato completato, poiché i carabinieri intervenuti hanno sorpreso ed arrestato 2 marocchini, colti in flagranza di reato nell'impianto, dove in questi giorni sono in corso le operazioni per rimuovere le ecoballe. La zona a ridosso della strada litoranea, come l'area di Coda di Volpe, è spesso nel mirino dei soliti ignoti. È slittata al 18 maggio 2015 la prima udienza del processo a carico dell'ex sindaco di Battipaglia Giovanni Santomauro, accusato di abuso d'ufficio e falso. L'udienza era prevista per ieri al Tribunale di Salerno, ma non si è celebrata per l'astensione degli avvocati. La vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'ex primo cittadino comincia un anno fa, a maggio 2013, quando Santomauro fu arrestato su ordine della DDA di Salerno insieme ad alcuni tecnici comunali e 2 imprenditori che avevano ricevuto degli appalti dal comune. L'ex sindaco Santomauro deve difendersi anche dall'accusa di concussione sessuale nei confronti di 2 donne e di concussione per aver chiesto l'assunzione di un operaio. Le parti si ritroveranno in aula a maggio, quando il processo sarà incardinato. Derby elettorale nel PD. Cuomo e Melchionda preparano i 2 convegni del 30 ottobre, sedi diverse, ospiti diversi. L'ex sindaco di Eboli, Martino Melchionda, è pronto ad ospitare il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, e diversi consiglieri regionali del PD. La sede prescelta sarà l'Hotel Grazia ad Eboli, nel centro cittadino. Antonio Cuomo invece incontrerà il suo elettorato alla scuola Vincenzo Giudice in Piazza della Repubblica, supportato da Enzo Consalvo e Remo Mastrolia, oltre da altri fedelissimi. Un vero e proprio scontro tra titani che metterà in seria difficoltà chi vorrà seguire entrambi i convegni per decidere quale compagine appoggiare per le prossime elezioni comunali. È tornato l'entusiasmo in casa battipagliese dopo la vittoria casalinga, la prima stagionale tra le mura amiche contro la Leonfortese. Gli occhi dei bianconeri, che questo pomeriggio riprenderanno la preparazione al Pastena con l'allenatore Gigi Corino, sono già rivolti al prossimo impegno in trasferta contro il Sorrento. Intanto destano preoccupazioni le condizioni del difensore Nicolò Pascuccio, uscito infortunato nei minuti finali della gara di domenica. Il calciatore si è sottoposto ad alcuni esami per una botta al ginocchio sinistro ed oggi si conosceranno con certezza i tempi di recupero. Pascuccio potrebbe essere costretto a stare fermo per diverse settimane. È completamente recuperato invece Di Matera.